che cazzo fai? Oh! Oh! Aspetta! Un minimo di interest. Oggi io e More leggeremo degli articoli di giornale nel mentre gli taglierò i capelli. Saronno, notizie. Vediamo cosa è successo a Saronno ultimamente. Quando finiremo sto video sarà tipo l'uomo scimmia pieno di peli. Premetto che non sono un parrucchiere. Saronno scappa dal posto di blocco e provoca un incidente. Preso di 19enne dopo un inseguimento finito a rovello. Si è rovinato la vita, no? Di che anno è? 2004. 2003? 2003. Sempre a... La fonte è il Saronno, articolo di Sara Giudici. C'è una bella foto dello scontro. Se mi alzo in piedi? Ma fai quello che vuoi. Movimentato episodio stamattina tra Saronno e Rovello, dove la polizia locale ha recuperato un'auto rubata e fermato uno degli occupati. Un 19enne che dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale a ricettazione di veicolo di furto in concorso. Ma sti ragazzini sono esagitati. Il maranzo. Tutto è iniziato intorno alle 7.30 in piazza Santuario. Alle 7.30. Interessante. Ma in mezzo come li vuoi? 220 incidenti in un anno, 10 pedoni investiti. Hanno fatto bene. Posso dire che avrei preferito 10 ciclisti investiti? Ma se lo faccio zarro, piano. Sì, ma c'ho i capelli in bocca, fra. E vuoi il taglio? Oh, io manco paghi. Un minimo di... Licenza! Una roba seria. Stiamo facendo una roba seria. Cazzo. Per esempio, prima Saronno non può pagare. Calci e pugni alla escort transessuale. Arrestato. Fatto bene. No, sto scherzando. Ma chi ha fatto bene? Allora, chi è che ha preso i calci e pugni? Aveva risposto a un annuncio su internet, ma sul posto, oltre a non avere i soldi per pagare, ha iniziato a pretendere una prestazione gratuita. Al rifiuto, l'ha aggredita. L'ha aggredita lei o l'ha aggredita lui? Ma era quello che poi la scavallavano. Eh? Zio. Hanno anche scavallata. Questo voleva andare a fighe, ha trovato la zucchina, ha iniziato a sfasare, l'ha preso a pugni e poi l'ha scavallata. Tu stai calmo. Fa cagare. Sì. Scusate se ho le spalle. Un bel articolo che riguarda anche le scuole di Saronno, se c'è qualcosa. Vai. Scuole di Saronno, dal GP sì. Escono i babbi. A parte poche eccezioni. Cosa ne pensi del GP Grassi di Saronno? Penso sia una scuola di me. Ex studente. Crima, tu l'hai trovato un articolo? Rubati al Palio di Mozzate. Su quel mezzo serio, eh? Saronno, occhio al piromane. Ma chi è? Fuoco e fiamme in centro nella notte tra giovedì e venerdì 20 gennaio. Dei vandali sono entrati in azione in Piazza De Gasperi, dove sono stati incendiati alcuni cartoni, conseguente danneggiamento della sede stradale. Fai davvero cagare. Lo facevi il piromane? Ma non è vero, ma siete delle merde invidiose. Stai zitto, guarda che classe. È caro il piromane di Saronno? No, tante passioni, ma il fuoco non è per quelle. Ma voi da piccoli non bruciavate niente? Itis Saronno. Gli studenti artisti raccolgono fondi in beneficenza con le loro opere. 1420 euro. Sì, ma raga, le opere fan cagare, cioè. Bella cosa. Beneficenza. Come l'ingresso nei reli. 3 euro a testa. Cosa ne pensi? Penso che la droga sia una cosa bellissima. Penso che il capello che sto facendo a momento fa davvero schifo, zio. Sì, lo pensiamo un po' tutti. Ripasso il microfono. Ai Roldi. Riporto voci di una prossima chiusura notturna del pronto soccorso. Ti giuro. Mamma che mia. Che braccio che mi sta andando in cancro. Ma sei di Saronno se può essere considerato una testata giornalistica? No. Perché la gente qua smarrisce micini, smarrisce cani. Cioè, ah, tanto. Vai sul sei di Saronno se. Smarrito gatto tigrato in vicolo Scuone. Zona centro a fianco alla Ines. Bel gatto di merda, guarda. Ma così stai bene. Con la maglia bianca perfetta. Sì, sì, esatto. Forbice da parrucchiere. Solo che io ora non so come farli. Allora, do un po' di fantasia. Gli do un contorno iniziale. Momo, i presepi saronnesi sul secondo gradino del podio alla mostra di Milano. Cioè, vabbè, già qualcosa, ragazzi. La strada di fianco casa mia, tra Saronno e Rovello, sostanzialmente ridotta ad una discarica a cielo aperto. Di rifiuti ovunque. Facciamo una denuncia. Ma dai. Ma tanto è rotto, non va. Come non va? Ma boh, raga, 2023, ambientalismo. Ma che cavolo! Mi serve darti dell'acqua sui capelli. Fa molto più professionale. Tu l'hai visto il video di Puzziferri che viene interrotto? Consiglio comunale. No, ha bestemmiato. Ma non ha bestemmiato, adesso te lo faccio vedere. Vabbè. Interromperlo. Non lo so, lui tipo voleva dire qualcosa. E il tipo, onorevole signor presidente del Consiglio Comunale di Saronno, gli ha detto no, tu non puoi parlare. Bello, ma che non è male. Ma lo smettetelo. Chiama il Rascio che domani sono lì. Oh, ma non mi devi rompere i coglioni! Ma puoi tagliare, ma chi sei? Ho parlato di altro, io sto parlando
delle domande che ho fatto degli interventi. Contraddica, perché le tolgo la parola? Il rumore che parli mi ha tolto subito. Non faccia la vittima. Terribile quest'uomo. Faccia arrivare. Ah, beh, la pazienza. E dei limiti, tanti, eh. Prego di ridiamo. C'ha sgravato. Mica, ma gli ha sfasato duro, eh. Non si può. Ma signor Gilli, onorevole presidente del consiglio comunale di Saronno, facciamoli parlare, sti giovani. Voglio dire, cioè, un ragazzo che alto taglio di capelli potrebbe. Tipo, essere. Sono io. Sembra un ragazzo che sa quello che dice. Però, ragazzi, posso dirvi che sto uscendo veramente bene. Vai, Cri. Faremo una lista di attività saronnesi. Voi darete una breve recensione. Partiamo dai bar. A Cecilia Saronno. Oh, la città ha perso Max Muzza. Bimbe di Max hanno perso Max Muzza. Mi dispiace per questa cosa. Perdita insostituibile. Io mi ritengo offeso. Saronno non è un posto per un bar chic. No. Però facciamo un throwback. Non è neanche chic. Una recensione al Muzza. Vabbè, è anche inutile parlarne visto che non c'è più, cioè. La Stiva Pub. Minchia, ma ricordi. Ma è ancora aperto. Io ho dei bei ricordi. Sì, dai, qualche serata. Anche la finale degli europei. Peccato per qualche casino, qualche roba successa, però per il resto. Tutto in regola. Il Pi Greco. Boh, l'unico bar rimasto a Saronno per ragazzi dei 20 anni in su. Sono d'accordo. Casa. Ponti? L'avete mai frequentato? Sì, da piccoli. Non siamo più tornati perché tutta la nostra generazione, diciamo, ci ha cacciato via calci in culo, però. Voglio bene, Gio. No, dai, Gio è una bella persona. Gio, io ti voglio bene. Oh, big up per Bar Monti Saronno. Allora, secondo me a Saronno sono dei percorsi che bisogna fare. Si parte dal Monti, si arriva un tempo era Muzza o Green Pub, poi puoi sbarcare al Pi Greco. Questo è il percorso naturale del saronnese. Applauso. Però non è che se hai 15 anni puoi andare al Pi Greco, capito? Dai, facciamo l'ultima. Che cosa pensi dell'OVS? Marcissimo. È quella cosa sopra il Carrefour. Il Carrefour invece? Boh, zio. La bottega. Basta, te l'ho detto l'ultimo. Andiamo. No, c'ho tipo la mappa. Ma di là ci sono le forbici vere, queste sono le forbici da... Si interrompe adesso, mi prenderà quando i miei capelli saranno perfettamente tagliati. Come la si può qua lunga, questa è la chiusura. Bella.